Bentornati, pace e bene. Oggi 27 marzo ricordiamo Santa Lidia. Ascoltiamo. Tra i personaggi delle prime comunità cristiane di cui parlano gli Atti degli Apostoli c'è anche una donna di nome Lidia. Una commerciante di porpora della città di Tiatira, timorata di Dio. Lidia, non sappiamo se nubile o vedova perché di suo marito non si parla, era pagana, aveva una posizione economica e sociale abbastanza importante. Aveva aderito al giudaismo e apparteneva alla categoria dei timorati di Dio, ossia di quei pagani che professavano la fede dei giudei. Gli Atti degli Apostoli raccontano della sua conversione, avvenuta nei pressi di un fiume grazie alla predicazione dell'Apostolo Paolo. Ella fu la prima battezzata europea e la sua abitazione a Filippi diventò luogo d'incontro di tutta la comunità dei fratelli, una vera chiesa domestica. La sua ospitalità fu così sincera e cordiale che quando Paolo e Sila uscirono di prigione, dove erano stati rinchiusi a seguito di una sommossa popolare, prima di partire dalla città, si recarono da lei per ringraziarla e per visitare ed esortare i fratelli cristiani. Non si hanno altre notizie sulla sua vita. Un particolare, però, accennato da San Luca negli Atti degli Apostoli, le ha valso una precisa attribuzione. Si legge infatti che Lidia vendesse la porpora. E la porpora, tipico prodotto orientale, veniva usata per tingere le stoffe di un colore rosso brillante. Per questo Santa Lidia viene considerata patrona dell'antica e nobile arte della tintoria. Lidia, questa donna tenace, tanto che riesce a costringere anche San Paolo poi a seguirla alla sua abitazione. Vediamo proprio il testo e la testimonianza originale. Salpati da Troade, facemmo vela verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli, di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera. E sedutici rivolgevamo la parola alle donne con la riunite. C'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò. Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa. E ci costrinse ad accettare. Bellissima la testimonianza di questa donna, la prima battezzata in questo viaggio, in questa località. È bellissima la sua dedizione e la sua energia. Lei vuole subito mettersi in gioco, subito iniziare ad essere parte della squadra, subito iniziare ad essere utile. Allora oggi è anche un buon momento per noi per riscoprire il nostro battesimo proprio con la grinta di Lidia. Vogliamo essere protagonisti, vogliamo fare parte della storia, vogliamo essere coloro che tendono la mano e mettono a disposizione ciò che abbiamo. Santa Lidia, prega per noi.